Sono veramente contento di fare questa intervista a Carla Fasolino, a Marco Politano, che portano in dote il Labaro, che questo resta la storia, no? Carla, lo possiamo dire, è il cuore. Noi, cioè, in tutte le cose che facciamo ci mettiamo sempre testa e cuore, i ragazzi sono stati bravissimi e siamo felicissimi di questo risultato. Scusate, sono veramente emozionata ed è stata una giornata meravigliosa. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato e adesso le ultime parole a te. Voglio dire qualcos'altro, lo possiamo dire. Allora, Marco, ci avete creduto in questa Coppa Italia? È stato un percorso difficile anche di qualificazione, poi arrivati qui si è respirata un po' quell'aria di impresa che è arrivata. Avete regalato davvero questa gioia immensa alla regione, a Campobasso? Beh, glielo dovevamo, perché la federazione ha scelto Campobasso come località per svolgere questa manifestazione, con addirittura la B2 e la B1 femminile, non si era mai verificato. L'anno scorso si è svolta a Bologna e Campobasso, piccolissima città, dovevamo dimostrare di essere non solo ospitali come siamo noi molisani, ma anche forti a giocare a pallavolo. E lo abbiamo dimostrato, i ragazzi, come diceva Carla, ci hanno messo testa e cuore come tutti i molisani, no? Anche se molti di loro non sono molisani, gli abbiamo fatto capire che bisogna giocare così in questa terra, che noi siamo abituati a giocarcela sempre, che siamo abituati a dover combattere contro tutti. Siamo forti, lo abbiamo dimostrato, però voglio ringraziare davvero tutti, i volontari, tutti quelli che, la stampa, tutti quelli che ci hanno dato grande visibilità, perché poi questo sport, che è uno sport conosciuto non a tutti rispetto al calcio, sta dimostrando di fare cose fantastiche. Non solo qui a Campobasso, stiamo portando il nome del Molise in tutta Italia e anche stasera abbiamo ricevuto attestati di stima da tutte le società che ci hanno detto che siamo davvero bravi. Quindi a volte dobbiamo crederci un po' di più. Assolutamente, assolutamente. Ecco, Carla, hai fatto da capoltrama, lo fai sempre, insomma, nelle partite che segui la squadra. Devo dire che quello che dicevamo all'inizio di questa avventura è che ci vuole la continuità nelle cose. E voi lo state facendo con i giusti passi al giusto momento, però con la voglia di continuare ad investire, perché poi si investe in questo sport. Sì, però noi ci crediamo soprattutto per i ragazzi, vogliamo che tutti i ragazzi si avvicinano alla pallavolo e siamo, i numeri sono in crescita. Stiamo costruendo un bel gruppo di giovani e quindi e anche, parliamo anche di sociale, togliamo e vogliamo che i ragazzi si avvicinino allo sport. Noi amiamo la pallavolo, amiamo il volley in generale e siamo felici che si sia verificato questo sogno. Un'ultima cosa, Marco, ormai il titolo resta, la Coppa Italia è vinta, qualche giorno fa eri molto arrabbiato per quella prestazione dell'ultima di campionato, ma ci poteva stare anche in prossimità di un grande evento che comporta, devo dire, da sportivo tu lo sai, tante energie mentali. Detto questo, adesso qualche giorno di festa, poi bisogna per forza rituffarsi a piene mani sul campionato. Ora testa al campionato, ce la giochiamo fino alla fine, playoff, andiamo avanti. Come diceva Carla, la cosa più bella è che abbiamo iniziato appena 4 anni fa. Questo è il terzo anno di B, abbiamo vinto la Coppa Italia. E vuol dire che stiamo facendo bene, e siamo davvero una squadra, tutti. Così si riesce a fare sport ad altissimo livello, lo stiamo dimostrando, abbiamo iniziato davvero da poco. E la pallavolo maschile non esisteva a Campobasso. Passo dopo passo, puntiamo in alto, campionato, poi vediamo. E allora in bocca al lupo. Crepi? Viva il lupo. Viva il lupo.